S'havia estat cultivant per Grècia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet, em va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer. Vaig passejar-la pel mercat del barri. Em va semblar un escenari adequat per començar. Vaig dir, d'acord, ara fes veure que no tens ni un duro. I va riure i va dir, quina gràcia, que boig estàs, ets molt divertit. Doncs, francament, maca, no em sembla que ningú estigui rient aquí. Ja t'ho has pensat, que això de viure com ho fan els altres, veure les coses que veu la gent normal. Eccoci, come annunciato, di tornare in diretta su RadioRomaCultura.it. Valerio si è assentato un attimo, siamo io e Davide e Di Carlo, in collegamento telefonico Marco Palumbo. Marco, ciao, buonasera. Ciao, ciao Marco. Allora, volevamo sapere un po' da te come è andata questa settimana. È stata una settimana del Consiglio Comunale di Roma di assestamento di bilancio, quindi abbiamo letto anche molti vostri comunicati, anche una articoli anche su Repubblica Roma, insomma, che mettono... Ma io non vi sento bene, sento una musica sgradevole di sottofondo che avrei scelto sicuramente te. Esattamente. Vabbè, era una cosa un po' carina, tu avete, te non è che adesso come ci senti? Meglio? Adesso sì. Ah, ok, quindi abbiamo capito che non ci deve stare il sottofondo musicale. Ok, allora ti dicevo, abbiamo letto, insomma, in questi giorni che c'è stato l'assestamento di bilancio. Volevamo sapere da te intanto come erano andate, se c'era stato un ostruzionismo o no dell'opposizione, e insomma ci pare di capire leggendo i giornali in particolare. Allora, seconda parte della domanda, sono arrivato all'assestamento di bilancio, io non vi ho sentito. Allora. Adesso mi sento meglio. Ok. Volevamo sapere se c'era stato un ostruzionismo del centrodestra e, come leggiamo da Repubblica Roma, è stato, sono stato un assestamento da 18 milioni alle periferie più fondi alle scuole. Questi sono i due punti che Repubblica Roma ha messo in risalto. Volevamo sapere da te se era vero e magari una dichiarazione su questo. Sì, l'ultima parte della domanda l'ho immaginata, però c'è sempre qualche problema. Io non so come vi arriva la mia voce. Bene, ci arriva bene. Vabbè, basta che mi sentite voi allora. No, non è stato, diciamo, penso fossero ormai 30 anni che non veniva approvato un assestamento di bilancio alle 18 del pomeriggio dell'ultimo giorno che avevamo previsto nella calendarizzazione dei consigli. Sì, quello che detto è vero, mi pare che ci sia stato anche abbastanza senso di responsabilità da parte della minoranza, nel senso che è intervenuto per i due giorni, insomma, ha avuto i due giorni per intervenire e per illustrare i loro emendamenti. Nella giornata di ieri si è votato a manetta, con senso di responsabilità, e quindi altre forze politiche hanno ritirato tutti gli emendamenti e messi in un unico emendamento, e diciamo che si è agito negli interessi della città, nel senso che, insomma, avevamo queste priorità oltre agli interventi sul risanamento delle periferie, che è un tema che ci stava molto a cuore, ovviamente per i motivi che sapete, per quello che è accaduto in queste ultime settimane.
anche intervenuto pure per quanto riguarda tutta una serie di questioni che riguardano la manutenzione di aree a rischio esondazione, quindi diciamo che saranno previsti una serie di interventi importanti nelle, poi anche lì in questo caso spesso e volentieri nella periferia romana, nelle periferie dei nostri municipi, l'attuale quindicesima, Ossi, insomma tutti i municipi dove diciamo la città ha sofferto maggiormente gli ultimi allagamenti, inondazioni e quant'altro. Una cosa che volevamo capire, interventi sono stati appunto mandati questi 18,1 milioni dal fondo speciale per le periferie. 5 milioni, avevamo discusso qui con Davide Carlo, 5 milioni serviranno invece per altri interventi, in particolare al parco di Tor Sapienza. Ti faccio questa domanda, ovviamente. No, scusa, no, diciamo, sì, questo, ho capito la prima parte della domanda, ma la seconda me la perdo sempre. Allora, 18,1 milioni di euro sono stati stanziati, sì, dal fondo speciale per le periferie. 5 milioni serviranno per interventi e realizzazione del parco di Tor Sapienza, il collegamento via Collatina e via Tiratelli, sono 2,2 milioni di euro. Allora, questa cosa è un intervento concreto dopo i fatti che sono accaduti nelle scorse settimane? Beh, direi che si agisce su due versanti, quello dei lavori pubblici, quello della manutenzione e quella della riqualificazione delle periferie, e ci sono poi, sono previsti anche in tema di servizi sociali, tutta una serie di interventi molto importanti che riguardano, diciamo, l'alleggerimento di alcune problematiche che voi che state lì, insomma, avete vissuto in prima persona. Quindi diciamo che c'è un intervento reale, consistente da parte dell'amministrazione di Roma Capitale per intervenire in questi, queste aree della città che hanno sofferto maggiormente in questi ultimi anni, soprattutto negli ultimi 5 anni di governo Alemanno. Noi abbiamo ereditato, non ci ritorno sopra, la situazione che abbiamo ereditato, si è fatta molta politica su queste, pessima tra l'altro, anzi non direi politica ma polemica e chi più ne ha più ne metta in questo anno e mezzo, in queste ultime settimane su Tor Sapienza si è fatta un po' la pipì fuori dal vaso, anzi si è andato oltre. I fatti del picchetto di Azione Gioco, dei militanti di estrema destra, compresa Casa Pound, che non ha permesso per esempio in una zona della capitale di mandare i bambini Roma a scuola, è un fatto di una gravità assoluta, però insomma voglio dire, il tema di Roma è un tema che è sentito da questa amministrazione e sulla quale questa amministrazione sta lavorando, quindi però non è che diciamo si può solo tartassare di estetomia, ma voglio dire, tutta una serie di interventi vanno fatti, soprattutto in tema di alleggerimento delle problematiche sociali, e penso che questa giunta abbia fatto bene in questo assestamento a lavorare su un duplice aspetto, sia quello della riqualificazione urbana di questi territori, ma anche sul tema dell'inclusione sociale e dei servizi anche a queste categorie, ma anche di servizi importanti anche ai cittadini romani, ovviamente non abbiamo perso, diciamo, di vista questo punto che è un punto fondamentale, insomma. Va bene, senti, leggiamo invece un conferimento di 18 convogli per conferimento di 18 convogli ad ADAC per un importo pari a 150 milioni di euro, anche con interventi di 30 milioni per regolazione finanziaria sul contratto di servizio 2013. Sì. Dopo questa serie di interventi che vanno ad aiutare il bilancio disastrato da 5 anni di gestione Alemanno, c'è possibilità dall'anno prossimo magari di ricominciare a progettare qualcosa sul trasporto pubblico locale? Ma allora, la parte del finanziamento serve a non mandare in default definitivamente l'ente del trasporto pubblico, e una parte serve a regolare una serie di tagli che sono stati fatti alle linee e verificare una riperimetrazione delle linee che sono state soppresse e un potenziamento soprattutto nel versante, anche qui nel versante periferico, per cui chi ha agito
rullata, oltre che per salvare l'azienda, ovviamente anche per implementare laddove è possibile il servizio. Quindi diciamo che quando parliamo di riqualificazione e di interventi sociali, riparliamo di riqualificazione delle aree, di soldoni, anche di interventi di manutenzione pubblica, miglioramento, ma anche miglioramento ovviamente dei servizi, che sono la cosa più importante per, come dire, allentare la pressione sociale che hanno le periferie della nostra città. Ok, l'ultima cosa che ti chiedo è questa, riguarda il gruppo del Partito Democratico. Avete fatto finalmente un nuovo capogruppo che adesso si ricomincerà a lavorare in aula Giulio Cesare senza più problemi? È l'ultima parte della domanda? Si continuerà a lavorare in aula Giulio Cesare senza più problemi? Allora, noi questo mese non è che non abbiamo eletto il capogruppo per particolari problemi, lo dico molto francamente, insomma, nel senso che sono state 3 settimane, un mese molto particolare, di polemiche nella fase iniziale delle dimissioni di Francesco D'Autiglio, e successivamente, perché in effetti poi i consiglieri erano anche impegnati in questa vicenda della variazione dell'assestamento di bilancio e su altri problemi, perché qui è così, non c'è tregua nemmeno un minuto, insomma, lo vedete anche voi. Quindi voglio dire, abbiamo individuato in Fabrizio, che da 20 anni fa consigliere comunale e coordinatore della maggioranza, una figura che poteva, con l'esperienza, la conoscenza anche che ha della macchina amministrativa, iniziare a dirigere di nuovo il gruppo, perché è chiaro che il gruppo di maggioranza relativa, che conta 19 consiglieri in aula Giulio Cesare, non poteva stare senza capogruppo comunque. Quindi vi abbiamo curato un buon lavoro, è stata una discussione molto franca, che però è durata meno di un'ora, perché c'era già un accordo tra tutti i consiglieri, è stato votato all'unanimità, non ci sono stati problemi particolari, nel senso che abbiamo visto proprio Fabrizio la persona più adatta che poteva fare questo, insomma, nel senso che ha l'esperienza e anche i rapporti per far uscire un po' dal pantano politico l'Assemblea Capitolina e la maggioranza di centro-sinistra. Poi da questo punto di vista anche il sindaco capisce che siamo lì per lavorare insieme a lui per risolvere i problemi della città, forse faremo un pezzo avanti, però non demordiamo e speriamo e pensiamo che con Fabrizio possiamo arrivare a risolvere qualche problemino di troppo nei rapporti personali. Ma questo fa parte delle sfaccettature, dei personaggi, non è una questione poi troppo politica. Va bene, Marco, ti salutiamo, ti auguriamo un buon weekend, grazie di essere stato qui con noi in diretta su Radio Roma Futura. Un saluto a voi e a tutti i radioascoltatori. Ciao Marco, ciao. Bene, ci ha svelato anche cose un po'... di una certa importanza, perché la domanda che gli ho fatto sul trasporto è emblematica, è un piano di rientro, continuano i piani di rientri sull'azienda di trasporto pubblico, quindi sull'ADAC, però per la prima volta in questo assestamento di bilancio si riparla di aumenti di chilometri sul contratto di servizio. Ecco, questa, ragazzi, non so se forse qualcuno mi ha capito, ho parlato troppo tecnicamente, però i chilometri fino alla scorsa volta, anzi, invece di aumentare, erano diminuiti. Ecco, quindi magari se dal prossimo bilancio si riesce a fare un piccolo di programmazione, forse riusciamo a far uscire dal pantano anche l'azienda di trasporto pubblico. Va bene. Allora andiamo nella pausa, avete qualche notizia da darci? No, io volevo fare solo una piccola, aprire una piccola parentesi riguardo ai fondi che stanno per arrivare, i 5 milioni di euro che arriveranno per Tor Sapienza. È un segnale che l'amministrazione comunale sta dando ai cittadini di Tor Sapienza, questi cittadini che comunque hanno vissuto, ricordiamo le settimane scorse, dei momenti bruttissimi, che un quartiere grande e accogliente come quello di Tor Sapienza, come ci ha sempre detto anche Alfredo Di Fante dell'Agenzia di Quartieri di Tor Sapienza, che per la sua storia comunque è sempre stato riconosciuto come un quartiere di dove non c'è razzismo veramente, ma c'è sempre stata un'accoglienza all'interno di questo quadrante. Bisogna dire solamente che è un segnale, comunque non va a toccare quella problematica di Viale Giorgio Morandi, perché Via Tiratelli è la parte quella bella di Tor Sapienza, non è quella bella, esatto, perché poi c'è questa distinzione tra la parte popolare
popolare e la parte più borghese che è di Tor Sapienza. Quindi diciamo che Via di Radelli va a prendere